Vacante.32 anni. Compirò 32 anni. Ed era tutt'oggi che avevo questo istinto qua dentro. Sentivo questo peso qua dentro. Quando stamattina ho letto della notizia, ero molto triste, però ero a fare la risonanza magnetica per il ginocchio insieme a tante persone. Non sono riuscito a sfogarla, no? Questa roba qua. E poi ho iniziato un pochettino a leggere i vari post e tutte le cose, i riconoscimenti delle persone, fino a che non mi è apparso quel video lì. Perché, ragazzi, Dragon Ball è qualcosa di troppo. E non saremmo qui, su questo canale, perché è stato il mattoncino, è stata la partenza, è stato il primo mattoncino dell'effetto domino, no? Io credo che Dragon Ball sia stata l'influenza per tanti di noi, forse tutti noi. E mai avrei pensato di piangere, ma perché mi è venuto naturale farlo? Vabbè, intanto perché sono fatto così io, sono una persona che fatica a nascondere i sentimenti, non ci riesco e nemmeno lo voglio fare. In seconda battuta perché Akira Toriyama ha creato un mondo che aveva un grande difetto. Uno, quello di dare poco valore alla morte. Nel mondo di Dragon Ball i morti non sono morti. Nel mondo di Dragon Ball c'è un'altra vita dopo la morte, con la possibilità di avere questo legame tra i due mondi, la possibilità di tornare dal mondo dei morti ripetutamente, sempre. Quando c'è una morte in Dragon Ball non vuol dire niente, possono passare anni e può tornare fuori lo stesso personaggio che può resuscitare. Nel nostro mondo non è così, e quando accade, accade. È un po' il contrappasso, se vogliamo, di Akira Toriyama. E la notizia è molto triste, ed è molto triste perché ci rendiamo conto che la fantasia e il nostro Peter Pan interiore poi devono fare i conti con la realtà. Però c'è una cosa che devo dire a tutti i costi, e cioè che Akira Toriyama è riuscito al 100%, forse anche qualcosa di più, a diventare immortale. Perché ha lasciato dentro di noi qualcosa che non si spegnerà. Io voglio partire da qui, perché abbiamo ascoltato, no, l'ending di Dragon Ball GT, che se vogliamo è il Dragon Ball meno Dragon Ball di tutti. Però Dragon Ball non è finito. Non è finito con Goku che se ne va con Ub, non è finito con Goku che se ne va con Shenron. Dragon Ball è finito nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super. Non so se l'avete letto, io sì, ed è stato l'ultimo capitolo che ha potuto leggere il creatore di Dragon Ball. Goku contro Gohan, Ultra Istinto contro Bestia. Quello è stato in assoluto l'ultimo capitolo di Dragon Ball, e per me quello sarà per sempre l'ultimo capitolo di Dragon Ball. Perché Akira Toriyama è Dragon Ball. Ora Toyotaro andrà avanti, succederà sicuramente. Però Dragon Ball finisce lì per me. Con Gohan che torna ad essere importante, no? Quel Gohan che per Toriyama
era il vero protagonista di Dragon Ball e che è stato costretto a riadattare e a ritornare a Goku per ragioni anche magari legate al marketing. Però Toriyama aveva scommesso su Gohan. E diciamo che il creatore di Dragon Ball lascia Dragon Ball nel momento in cui Dragon Ball si sta avvicinando molto a quella che era l'idea di papà Toriyama. Ora, per me è stata un'influenza super positiva. E questo canale, no? Di cui vi ho sempre raccontato l'infanzia, i sentimenti e le emozioni che sono quello su cui appoggio tutte le mie passioni, sono passate da Dragon Ball, dall'influenza di Dragon Ball, la passione per la cultura giapponese e chissà, magari anche il fatto che mi piaccia il sushi, perché le bacchette banalmente le ho viste usare a Goku, i tanti carnevali in cui insieme agli amici siamo andati a fare le feste tutti in gruppo vestiti come i personaggi di Dragon Ball, il provare l'onda energetica, il provare a trasformarsi in Super Saiyan, il provare il teletrasporto. Alzi la mano chi non le ha mai fatte queste cose. Alzi la mano. E queste sono lacrime di gioia, eh? Queste sono lacrime di gioia perché tutto quello che c'è stato, almeno parlo per me, mi è entrato dentro ed è diventato parte di me. E quindi se quel mondo in cui la morte non voleva dire niente perché bastava riunire 7 palline ed esprimere un desiderio per far tornare in vita i propri cari, quel mondo è un mondo interiore. La realtà è che Akira Toriyama continuerà a vivere in ognuno di noi e nei nostri ricordi. E l'influenza che ha avuto in noi, nati negli anni 90, anni 80, anni 00, 2000, sarà sempre qualcosa che ci porteremo dentro al 101%. E quindi grazie mille Akira Toriyama. Grazie mille. E ho letto anche la lettera di saluti di Oda e di ringraziamenti e ho pensato, cavolo, Dragon Ball è finito. Super lo considero qualcosa a parte, per quanto per me sia stato anche piacevole, e Ciroda fa il bravo, ti scongiuro, fa il bravo.